Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Guscioni. Giusto. Ho detto bene? Hai detto benissimo. Meno male. E, beh, le seguo certe cose un pochino. Senti, partiamo da un dato sull'affluenza, insomma, sulla partecipazione a questo Walk Around. Allora, si fa presto perché siamo una ventina, no? Walk Around si può anche essere in due, volendo anche uno solo, perché qui è la ostinazione di questa presenza che ne fa la forza, e in particolare intorno a Mina Welby, che è la nostra camminatrice che noi cerchiamo di aiutare. I numeri, le presenze sono quelle come nelle decine di città dove comunque in questi giorni ci saremo, a un anno dal deposito della proposta di legge, e sono i numeri che sono consentiti oggi al tipo di conoscenza che si può dare ai cittadini. Ma credo che sia comunque importantissimo. Io leggevo sul libricino di Letizia, della Lega per il Divorzio. Domenico Letizia. Della storia della Lega del Divorzio, di come questi piccoli gruppi nascevano a Genova, in giro per l'Italia. E all'inizio, poi tra l'altro allora non c'erano neanche grandi strumenti di contatto, internet, organizzazione, erano gruppetti che auto-organizzati in giro per l'Italia. Ecco, credo che questo sia uno degli elementi importanti, cioè di capire che se c'è qualcosa che vi sta a cuore, anche se state a Benevento, a Aosta o dove state, beh, non tutti i giorni, tutto il giorno, non, però ogni tanto riuscire a organizzare un dibattito, un confronto, chiamare il parlamentare eletto, il consigliere regionale nella vostra città e dirgli: ma scusami, qua è un anno che avete queste 67.000 cittadini che vi hanno chiesto di discutere una cosa, ma a favore o contro? Ma perché non ne discutete? Perché non ci raccontate la realtà dell'eutanasia clandestina con un'indagine parlamentare? Non dite come la pensate. Perché? Perché hanno i parlamentari paura, la maggior parte, soprattutto i capi, hanno paura di quello che pensa la gente, che è a stragrande maggioranza a favore della legalizzazione dell'eutanasia. Marco, quindi tu pensi che effettivamente c'è proprio una, diciamo, non una trascuratezza, ma proprio un tentativo nel merito di evitare, di aprire alla scelta, alla possibilità di scelta, con questo nuovo diritto civile vero e proprio che in altri paesi ci sta ed è regolamentato? Beh, sicuramente una volontà, anche perché se non si fossero accorti di 67.000 cittadini e non si fossero accorti della nostra presenza, c'è anche il Capo dello Stato, il Presidente della Repubblica, che gliel'ha un po' detto, no? Che insomma non è soddisfacente, così ha detto il Presidente, l'atteggiamento del Presidente del Parlamento su tutti questi temi. Quindi, e poi è evidente, basta vedere le cronache degli altri paesi, di cosa succede in Europa, negli Stati Uniti. Non ci si può non accorgere del fatto che oggi essere liberi di decidere anche nelle fasi terminali della vita è una questione socialmente divenuta molto importante. È una volontà, non è una disattenzione. Marco, due parole sul congresso che a breve si terrà all'hotel Radisson qui a Roma, del 19 al 21 di settembre, e penso si parlerà anche di questo. Sì, di tutte le libertà civili, perché si dice adesso è finita la stagione dei temi etici, no? Perché tanto Renzi dei cardinali non parla più di queste cose, va bene, poi Papa Francesco ha detto che non deve essere più un'ossessione, va bene, però le leggi sono rimaste quelle. Allora chiudiamo la stagione dei temi etici molto volentieri, chiamiamola la nuova stagione delle libertà civili, ma è da aprire politicamente con gli scienziati, con i malati, con i parlamentari. È l'obiettivo di questo congresso, tutti questi temi insieme, per fare massa critica e comprendere che il benessere delle persone non è soltanto un benessere economico, ma è anche un benessere di libertà, anzi poi le due cose spesso vanno anche insieme, perché un paese, una società dove si respira un'area di maggiore libertà, credo che qualcosa anche in termini economici di ritorno possa arrivare. Perfetto Marco, ti ringraziamo di essere stato qui su Liberi TV con noi, tesoriere dell'associazione Luca Guscioni, gli diamo appuntamento ovviamente al congresso. Al congresso, grazie, ciao. Grazie Marco.